Oggi a Terza Pagina incontriamo lo scrittore francese Bernard Friot, che ci racconta il suo ultimo libro. Ma prima, la musica e le parole del Muro del Canto. È primavera, il mondo sembra essere ore. Noi siamo ancora belli e se volemo bene. La cosa che ho scoperto quando ho cominciato a scrivere in romano, cosa che non avrei mai pensato, è stata che il romano ti dà la possibilità di scrivere un testo anche di getto e ti rendi conto che, almeno io mi rendo conto che in pochissimo tempo riesco a scrivere qualcosa che mi soddisfa e dico cavolo, questo è proprio quello che penso, perché in realtà parliamo proprio dei nostri pensieri, che non sono, cioè io non penso mai in italiano perfetto, penso sempre in dialetto, quindi scrivere una cosa che come la penso è stata una rivoluzione. Mette da sede circa un senso dentro al cielo, capocciarte col coltello. Noi viviamo un po' nell'epoca della canzone romana, quella classica che ha da, che ne so, il barcarolo romano, queste qui. Era un'epoca di sospesa, non c'erano riferimenti all'attualità. Io ecco non amo molto inserire riferimenti d'attualità perché, non lo so, non mi sento molto rappresentato e penso che comunque va talmente veloce, queste epoche da adesso vanno talmente veloce che se tu provi a rappresentarle magari fra 15 anni non sono più nemmeno comprensibili da chi le ascolterà, quindi cerchiamo di fare un discorso che sia il più universale possibile ma anche a livello temporale. Non c'è modo di fermarlo. Dentro al mistero muto di sto cielo nero, io riconosco l'occhi dei... Una delle malinconie più grandi che ho scoperto di avere io personalmente, che infatti l'ho cantata anche in una canzone, è proprio la malinconia verso l'infanzia, quando si stava proprio bene, bene, che tutti ci volano bene. Nel mio caso ero bambino, i nonni, quelle sono le cose che poi quando ci ripensi in realtà ti fanno più nostalgia, cioè ne pensi anche in maniera bella. Infatti abbiamo fatto un ritornello che dice torneremo ancora bambini, saremo liberi e leggeri, saremo ancora tutti insieme, si parla degli affetti. Ma torneremo ancora bambini, saremo liberi e leggeri, saremo ancora tutti insieme, sempre più in alto sulle altalene. Il 30 novembre del 1830 nasce a Florida Mark Twain, pseudonimo di Samuel Langhorne Clemens. Scrittore universale, autore di romanzi di formazione indimenticabili come Le avventure di Tom Sawyer e Huckleberry Finn, ci ha lasciato anche reportage di viaggio e racconti umoristici e paradossali di straordinario valore, un modello per tutte le generazioni successive. Allora, Bernard Friot, una storia d'amore tra due ragazzi a metà tra poesia e cibo, possiamo dirlo? Sì, perché dopo il primo libro, che si chiamava 10 lezioni sulla poesia, l'amore e la vita, i lettori mi hanno chiesto il seguito. E per me il cibo, la cucina, è anche un linguaggio, perché è un modo di raccontarsi e un modo anche di vivere insieme. Ho scoperto che ci sono pochi libri per ragazzi che danno spazio a questo linguaggio del corpo. Vedono tante cose su internet, le immagini non sono censurate, ma curiosamente c'è una grande censura sulle parole e mi sembra così così importante da far capire che anche l'amore, che anche la sessualità ha bisogno di fantasia e ha bisogno di parole. Come posso dire che tu sono, mi piaci tu, voglio toccarti? Come dirlo con tenerezza e con rispetto?